Egli mi ha vilipeso in tutti i modi. E una volta mi ha impedito di concludere un affare per 1 milione. Ha goduto per le mie perdite, ha dileggiato i miei guadagni. Ha disprezzato la mia razza e ha intralciato i miei buoni affari. Ha allontanato da me i miei buoni amici e mi ha aizzato contro i nemici. E tutto questo per quale ragione? Perché sono ebreo! E dunque non ha forse occhi un ebreo? Non ha mani, organi, membra, sensi, affetti e passioni? Non si nutre egli forse dello stesso cibo che un cristiano? Non viene ferito forse dalle stesse armi e non è soggetto alle sue stesse malattie? Non è curato e guarito dagli stessi rimedi e non è infine scaldato e raggelato dallo stesso inverno e dalla stessa estate che un cristiano? Se ci piungete, non versiamo sangue, forse? E se ci fate il solletico, non ci mettiamo forse a ridere? E se ci avvelenate, non moriamo? E se ci usate torto, non cercheremo di rifarci, forse, con la vendetta? Se siamo uguali a voi in tutto il resto, dovremmo rassomigliarvi anche in questo. Se un ebreo fa un torto a un cristiano, a che si riduce la mansuetudine di costui? Nella vendetta. E se un cristiano fa un torto a un ebreo, quale esempio di sopportazione gli offre il cristiano? La vendetta. La stessa malvagità che voi ci insegnate sarà da me praticata, e non sarà certo difficile che riesca persino ad andare oltre l'insegnamento.